commentiamo la giornata post decisione della Federal Reserve insieme a Davide Biocchi. Buongiorno Davide. Buongiorno, un saluto a tutti i telespettatori. Buongiorno Davide, bentrovato. Grazie. Allora, dicevo, oggi giornata post Fed, avrai sicuramente seguito anche tu la conferenza di Jerome Powell, erano molto attese le parole del governatore, in quanto gli analisti non si attendevano grandi cambiamenti sul fronte della decisione di politica monetaria, quindi era molto importante sentire il governatore che un po', non ha dato tantissime indicazioni se non mantenere un tono cauto nonostante i segnali di ripresa dell'economia, però ha anche sottolineato come rimane un profondo clima di incertezza legato appunto al futuro. Ma guarda, io ti dico come ho vissuto io le parole di Powell, cioè in qualche modo questo contesto lunare con il Nasdaq a 10.000 stride con la congiuntura economica, che non è la stessa cosa, che non va nello stesso senso, no? Allora è chiaro che qui vige un contesto che mi sembra di poter raccontare così, cioè i mercati inondati dalla liquidità sono saliti per un'inerzia fisiologica. Se tu metti tanta liquidità sui mercati, i prezzi salgono, è inevitabile, inequivocabile. D'altro canto, salendo si sono in qualche modo disassati in maniera veramente abnorme, diciamo così, soprattutto ultimamente, da quella che è la congiuntura economica, e questo a lungo non poteva essere una situazione che continua. È chiaro che un po' di aspettative di miglioramento dei dati macro ci sono, d'altro canto il mercato forse aveva davvero esagerato, quindi questa correzione può essere anche salutare, perché comunque riavvicina le due parti. Certo, l'economia si sta riprendendo anche forse un po' più delle aspettative, però non dimentichiamoci che Powell non ha perso occasione per dire che sarà dura, che l'autunno sarà difficile, e quindi che i mercati si troveranno a doversi confrontare con un quadro e con una congiuntura economica che si deteriorerà ulteriormente. Stiamo parlando degli Stati Uniti, se la guardo in Italia ho la sensazione che per noi vittime, non lo dico io, lo dice addirittura il governo che vorrebbe fare qualcosa, di questa burocrazia, come dire, ora proprio percepita con tutto il suo peso, potremmo fare purtroppo anche peggio. Ieri l'OCSE si è sbilanciata in maniera molto negativa su certe possibilità. Detto questo, Paola ieri ha parlato di un calo del PIL nel secondo trimestre che sarà forse il peggiore di sempre. Sì, e scusate, io direi lasciamo per un attimo stare l'ipotesi che venga un'altra pandemia, auguriamoci che questo non succeda. In ogni caso l'OCSE prevede un PIL italiano a doppia cifra, in calo doppia a doppia cifra, esatto, ed è quello che io sostengo sin dall'inizio. Secondo me quelle previsioni intorno al meno 9 sono troppo ottimistiche, perché non si tiene conto, secondo me, soprattutto dell'impatto super negativo che si sta avendo sotto l'aspetto del turismo, che è una cosa importantissima, e di quelle tantissime botteghe spicciole che noi vediamo nel nostro quotidiano, diciamo così, che senza dubbio sono in enorme difficoltà, e a cui va tra l'altro tutta la mia solidarietà. Evidentemente diciamo che mescolando questo con una buona propensione a stanziare, ma uno scarso successo nell'erogare, purtroppo quello che sta succedendo è che di soldi ne vengono dati, promessi tanti a tutti, ma poi nei fatti molti devono ancora riceverne, o non si capisce bene come funziona questo decreto rilancio, si attendono le linee guida, ancora non c'è chiarezza. E qui vedi, sono proprio le pastoie, no? Tu fai un decreto di oltre 300 pagine che fa riferimento ad articoli precedenti, bisognerebbe leggerne 500 forse di pagine per capire bene il decreto, dopodiché ti rendi conto a quel punto che serve il bignami del decreto, che sono le linee guida per capire cosa c'è scritto, e questo è davvero problematico, no? Finché non ci saranno le linee guida, per esempio, tutte quelle istituzioni, non so, mi riferisco per esempio al decreto sull'edilizia, no? Il bonus, diciamo così, l'ecobonus, ecco. Sì. Ecco, lì se tu devi metterti d'accordo con qualcuno perché acquisisca il credito, questo qualcuno non si muoverà mai fino a che non ci saranno le linee guida, che probabilmente
avremo solo dopo che sarà diventato operativo il decreto. Insomma, è una tipica situazione all'italiana, ma che spiega bene perché da noi reagire sarà più difficile. Questo Quindi dal punto di vista. ecco, un destino infame, Davide, che ci sia o no la seconda ondata, ecco. Ecco, questo esattamente, cioè io dico che sarà difficile, poi, no, poi gli italiani hanno doti e di questo mi vanto un po' in questo di essere italiano perché hanno doti e capacità di recupero notevole e quindi sono convinto che noi riusciremo magari a tirar fuori un coniglio dal cilindro anche all'ultimo momento, però bisognerà che tutti i tasselli vadano a posto bene e credo comunque che il PIL di quest'anno si andrà ad attestare lì e sarà difficile molto schiodarlo. Detto questo, quello che si può fare è che se si semplifica davvero, cioè se si prende questa situazione e si approfitta per fare davvero un po' di piazza pulita, allora sì che forse dopo si può puntare ad una ripresa. E in questo senso credo che ben venga quel BTP, di prossima erogazione che hanno chiamato Futura e che è basato con l'extra cedola sul rendimento futuro del PIL, che credo sia un'ottima soluzione. È una cosa che avevo proposto io, non so se te lo Certo, ricordi. me lo ricordo. Cioè, mancano un po' di dettagli sul BTP Futura. Esattamente, arriveranno, però l'idea dietro è proprio quella lì, cioè di dire al piccolo: senti, tu investi sulla ripresa del paese e beneficerai se questa si verificherà. Insomma, ci contiamo un po' tutti. Secondo me questo è ottimale, ma ci vuole fare parecchia semplificazione, questa è fondamentale. Detto questo, nei grafici in questo momento come si fa a dire se dopo tutte queste parole e questa interpretazione che gli ho dato anche un po' delle parole di Powell, come si fa a dire se lo storno è appena cominciato, se è importante, se andrà più giù? Evidentemente questo dipenderà dalla fame, dall'appetito all'acquisto da parte dei grossi gestori che sono quelli che muovono il mercato. Se questo appetito magari anche dovuto, nel senso che hanno della liquidità che devono investire, possiamo aspettarci che da qualche parte l'indice trovi un supporto e una capacità di reazione, che però a mio avviso va attesa dagli investitori, perché in questo caso anticipare sarebbe pericoloso, soprattutto in un momento di così grande scollamento tra finanza ed economia reale, no? Ok, un po' anticipato la risposta per Andrea che chiede se può esserci spazio adesso per un piccolo short per alcuni giorni, quindi anche un accumulo in più tranche su azioni, non è il momento di cominciarlo con orizzonte da qui a novembre. Beh, intanto diciamo che, come dire, ci sono appunto due situazioni. L'economia sembra, molto indietro, anzi in grossa difficoltà, è una recessione conclamata. La finanza, il grafico che tu stai mostrando, dice che c'è un trend rialzista, dice buy. Ovviamente buy sulle debolezze significa sempre aspetta che si arrivi su qualcosa che sia un supporto, che generi un supporto, o che somiglia a un supporto e che però ci sia una reazione, perché sarebbe pericoloso fare diversamente. Se allora arrivasse una reazione, mi aspetto a quel punto di poter rientrare sul mercato. Perché? Perché una reazione non potrebbe essere causata da nient'altro che dai grossi gestori che stanno ricominciando ad acquistare. È altrettanto chiaro però a me che se i grossi gestori vedono una possibilità di lasciare andare per 2 o 3 sedute, lasciami dire, un po' di realizzi e quindi del ribasso, e considera loro di avere prezzi più appetitosi, prezzi più golosi, evidentemente lo faranno. Ecco, vorrei dirti che l'indice, se uno guarda i livelli statici, sino a 18.300 punti non ha supporti. Troppo veloce la salita, come lo era stata la discesa nel momento del crollo del Covid. Quindi o un supporto si va a generare da qualche parte, oppure magari si potrebbe anche arrivare sino a lì, chissà. E quindi magari ci sarebbe un'occasione per uno short, che però in questo momento significherebbe almeno per lo sviluppo degli ultimi mesi, rialzo, congestione, ulteriore rialzo, significherebbe andare un po' controtrend. A me sembra che delle opportunità potrebbero esserci, ma mi attendo di capire, come dire, lasciami dire, quegli attori forti, voglio rivederli all'opera, finché non escono dalla loro tana loro, non posso farlo io. Rischierei di anticipare e magari di prendere una cantonata, ecco. Allora, Federico, quali sono i titoli più forti del mercato italiano a parte i titoli del FTSE MIB? Beh, io vedo un po' in questo modo. Allora, supponiamo che l'indice sia un carro, ho fatto stamattina questo esempio, no? Ci sono alcuni titoli che sono come degli animali che stanno davanti al carro e lo tirano. Ce ne sono altri che sono dietro al carro e si fanno tirare perché sono un po' malaticci, ok? Allora, bisognerebbe capire quali sono i titoli con la forza relativa, perché se l'indice riprende a salire, probabilmente sono questi
a dispetto del fatto che magari hanno prezzi meno golosi, meno appetibili, ma sono questi quelli che tornano a salire. Come non citare Enel da questo punto di vista, no? Tra i titoli che hanno in sé questo potenziale? Come non citare Mediobanca, che è stato uno tra quelli che, per i motivi che tutti conosciamo, ha avuto una reazione molto forte? Come non citare alcuni titoli che ora sono in pausa di riflessione, ma che hanno nei fondamentali magari la possibilità di una reazione, come Nexi, che aveva un bel trend rialzista, ora si è un po' seduta, ma potrebbe interessare ed avere ulteriore linfa. Mentre per esempio se prendo i bancari, soprattutto se prendo la Popolare Milano, ecco, mi trovo che lì sì avrei prezzi appetibili, però sono titoli deboli rispetto all'indice, quindi probabilmente soddisfano di più l'appetito di chi cerca il prezzo interessante, ma meno l'aspettativa che poi possano crescere. Vero che c'è stata una forte rotazione settoriale, ma il comparto bancario è comunque sempre più debole, per esempio, di Enel, ecco, giusto per dire. Mentre Eni non è né davanti né dietro, ma è seduta sul carro. È alle prese con i 9 euro, è in un trading range oramai conclamato tra gli 8 euro e i 9,80 euro, ed è alle prese con i 9 euro che sono più o meno la resistenza intermedia tra i due. Una chiusura sotto i 9 euro potrebbe magari ulteriormente penalizzarla, non sta né brillando né facendo peggio dell'indice, si muove un po' come l'indice, ha un beta 1 per capirci. Vado invece col titolo Eni. L'opinione sul titolo Eni, come mai non riesce a tenere i 9,20, che lo ritengo un supporto per poter arrivare a dei valori più consoni al valore della società. Proprio quello che dicevo poco fa, i 9,20 che secondo me sono 9 euro, in realtà è proprio questo il punto, cioè Eni è in mezzo a un guado, è seduta su questo carro, non va né sopra né sotto, e con i 9 euro se la gioca, perché il supporto vero, quello grosso, sta ad 8 euro, la resistenza forte sta tra i 9,80 e i 10 euro e sta reagendo intorno a questi parametri. Allora, Franco chiede, ho in portafogli Mediaset, Mediobanca e BPM, sono ancora in lieve guadagno, cosa ne pensa Davide? Meglio vendere o mantenere? Beh, intanto vorrei dire, allora, su diciamo Mediobanca e hai detto Popolare Milano, se non ricordo male. Mediaset, Mediobanca e BPM. I BPM, ok. Su Mediobanca e BPM mi sono già espresso, no? Quindi Sì. ritengo Mediobanca un titolo che potrebbe essere ulteriormente trainante perché ha dei temi, ok? Mentre su BPM, anche lì mi sono già espresso, secondo me è il più debole tra i bancari, quindi sarei più prudente. Diciamo Mediaset invece era che per l'altro. quanto riguarda Mediaset, il titolo soffre, non c'è niente da fare, nonostante il recupero recente ha un grafico diverso da quello dell'indice. Non è andato a farsi un massimo maggiore rispetto a quello di aprile, non è riuscito nemmeno ad andare a fare un massimo maggiore di quello di maggio. Quindi è un titolo in sofferenza, per cui sono titoli più deboli rispetto al resto del listino. Quindi non sono proprio i titoli su cui io scommetterei per un rialzo, tranne Mediobanca. Che ne pensi dei flash crash passati, presenti e prossimi? Beh, diciamo che di flash crash sul mercato ne abbiamo visti tanti, ma devo dire che i flash crash è più frequente vederli o quando il mercato proprio non se l'aspetta, ma soprattutto quando il mercato ha una forte pulsione alle vendite, perché i flash crash sono quasi tutti verso il basso, diciamo gli spike sono quasi tutti verso il basso. Ne ho visto anche qualcuno verso l'alto, ne ricordo uno su Eni più di 15 anni fa che fu addirittura clamoroso. Ma in realtà questi flash crash si verificano quando il mercato vende, 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 improvvisamente la spugna degli acquirenti assorbe troppa acqua e quindi la lascia passare. C'è un momento in cui c'è lo sfondamento e poi le linee, c'è un caporetto momentaneo, ecco, definirei così un flash crash. Non mi sembra che il mercato attuale, che tra l'altro ritrova decisamente liquidità anche con l'eliminazione dello short bond che ci ha a lungo attanagliato, sia un mercato da flash crash, a meno di notizie improvvise, repentine, lasciami dire qualche evento geopolitico imprevedibile. Ma al netto di questo, cioè, se deve essere discesa, mi stupirei, è vero, fino a 18.000 può essere 18.300, ma mi stupirei che ci fosse un crollo adesso. Forse vedo di più eventualmente una discesa lenta, no? Se proprio deve essere discesa.
ma non dimentichiamoci che questo può essere un mercato dove dei gestori con liquidità da investire possano senz'altro rallentare l'effetto della discesa, contenerla e chissà, magari anche ribaltarla. Dipenderà dalle reazioni delle prossime sedute. Ecco, e a proposito di prossime sedute, Davide, dopo l'appuntamento importante con la Banca Centrale Europea e la Banca Centrale Americana, quali saranno i prossimi driver del mercato? Beh, senti, ci sono alcuni dati macroeconomici ai quali è difficile sottrarsi. Io continuo a sostenere, per esempio, che dati di sentiment come i PMI, di cui tra un po' avremo l'edizione flash di metà mese, continueranno ad essere dati a cui il mercato presterà attenzione, soprattutto tanto più si esce dalla fase critica e tanto più si ritorna ad avere un dato che è davvero di tendenza, no? Cioè un'aspettativa di tendenza. Ed effettivamente quelli avranno una certa importanza, come continueranno ad averli quelli del mondo del lavoro, che abbiamo visto molto ballerini e richiedono un assestamento. Ricordiamo anche, per esempio, in Italia che sui dati della disoccupazione pesa tantissimo, perché noi apparentemente abbiamo addirittura una disoccupazione in discesa. Ma pesa tantissimo. Inattivi, no? Quelli che non cercano più lavoro. Cioè. Esattamente. Questo quindi è un dato assolutamente fondamentale. Bisogna valutarlo bene da questo punto di vista. Quindi la situazione è questa e credo che i dati siano interessanti. Sarà interessante anche, ma non ora, in un futuro più avanti, misurare eventualmente un'inflazione che dovesse arrivare per motivi dovuti al fatto che tutto quello che va dietro il Covid, no, in qualche modo, e le misure prese, può portare un'inflazione, in questo caso poco sana, perché non aiuterebbe, ma può sempre succedere. Bene, grazie Davide, ci diamo appuntamento per quanto mi riguarda settimana prossima. Grazie, certo, per essere stato con noi. Grazie, un saluto a tutti i telespettatori.